Siamo qui anche per essere solidali con gli abitanti di Brescello e per farci sentire vicini a loro contro la mafia. Grazie, basta. Cittadina di Brescello e sono qua per manifestare sicuramente contro il fascismo, ma anche contro la mafia, perché i valori della democrazia, della libertà e della legalità sono uguali sia per l'antifascismo che per l'antimafia. Buongiorno e buon 25 aprile a tutti e buona festa della liberazione. Di Fondazione Comunista oggi è qua a venire a ribadire che siamo contro tutti i fascismi e contro tutte le mafie, che sono negazione della libertà. Come 71 anni fa abbiamo detto fuori il fascismo, oggi diciamo fuori la mafia. Oggi perciò siamo qua. È ora di dare finalmente un senso compiuto al 25 di aprile. La lotta che hanno fatto i nostri partigiani tra il 43 e il 45 non si deve esaurire a semplici celebrazioni, per quanto belle possano essere, ma deve essere una lotta che deve essere portata avanti concretamente, giorno per giorno, anche contro i nuovi fascismi, uno dei quali si chiama mafia. Siamo qui oggi a Brescello perché secondo noi è importante che il 25 aprile non sia solamente ricordo, è fondamentale che lo sia, siamo stati praticamente tutti noi manifestanti, anche le manifestazioni ufficiali, ma crediamo che il messaggio della resistenza e dell'antifascismo debba essere attualizzato e secondo noi non c'era in provincia di Reggio un posto migliore rispetto a Brescello in cui continuare a portare avanti la resistenza verso tutti i tipi di mali che ci sono oggi in questo territorio. Questa è un'ipocrisia del PD in particolare, no? E ci troviamo qui nella piazza famosa di Don Camillo e Peppone, e qua è tutti, cioè qui nessuno si è accorto mai di niente, mi chiedo io. Questa è una cosa che. E noi oggi siamo qui per questo motivo qua, per ricordare di nuovo alla gente che qua è successa una cosa molto grave e staremo a vedere gli sviluppi anche di questa situazione qua. Ciao, sono Simone di Possibile, siamo qua oggi per il 25 aprile per testimoniare il fatto che comunque i valori della resistenza antifascista sono sempre valori di lotta contro certi valori negativi e per certi valori in cui noi crediamo, riattualizzati nel contesto attuale, sono quelli contro la mafia, per cui la nostra presenza qui a Brescello come nel commissariato. Noi offriamo la nostra testimonianza, ci crediamo, vogliamo andare avanti in un percorso di diritto di lavoro, di legalità, di lotta alla criminalità e quindi detto ciò auguriamo buon 25 aprile a tutti. Intanto come cittadino libero, allora voglio riaffermare la libertà dei cittadini ovunque, perché la mafia si è insediata a Brescello come in tutto il nord Italia, quindi non è solo un problema di Brescello, partiamo da qui perché il 25 aprile ed era molto emblematico affermare questo diritto a Brescello, ma dovremmo pensare di queste cose anche di farle negli altri comuni, a Gualtieri, a Reggiolo, a Bologna, quindi a riaffermare la libertà di cittadinanza e questa è la ragione per cui sono qua. Allora oggi siamo qui perché siamo contro tutti i fascismi, il fascismo, la mafia e chi vende armi. Quindi insieme a Brescello, città, il comune sciolto per mafia, ma è un problema che non è solamente di Brescello ma è di tutta l'Italia, l'Emilia Romagna e di tutto il mondo. Quindi insieme ai brescellesi cerchiamo di dare un calcio a quello che è la mafia, l'ultimo fascismo arrivato qui a Brescello. Penso che sia importante questa giornata qui a Brescello, 25 di aprile, festa della liberazione, liberazione intesa come liberazione dal fascismo, dalla resistenza, ma liberazione anche dalle mafie. E questa è una terra dove la mafia ha intaccato fortemente l'economia e dove bisogna avere il coraggio di affrontare la questione per quella che è. Credo che il professor Emilia, sotto questo aspetto qua, stia dando una risposta. Importante è che quella risposta sia forte anche da parte di tutta la cittadinanza e di tutta la realtà sociale, politica ed economica. Beh, sostengo il vostro movimento, sostengo la lotta per la giustizia, quindi tutte le politiche che vanno contro la socialità, contro quindi anche la lotta alla mafia e vi ringrazio e vi faccio i complimenti per essere qua. Ci dici da dove sei venuto?
perché è giusto saperlo. Da dove sei venuto oggi per essere qua? Da Rovereto. Da Rovereto. Bravo, grazie. Italia.